sempre accompagnato da tre belle donne, questo ragazzaccio Mariano Perrella. Mariano, ciao. Io li bacio tutti, che sono tutti grandi amici. Dove sta? Avete bisogno di quattro microfoni? Tutti, questo qui funziona così. Gianni, senti, non so perché, ma il regista, mettiamoci qua il regista Gianni Turco mi ha detto di fare una piccolissima dedica a te. So perché, mi dà un fa maggiore, maestro, per favore. 1, 2, 3, 4, vai. Fai schifo sempre da mattina. Ah, se la fai schifo sempre quando scendi. Pesca, le fai schifo sempre quando leggi. Oh, giornale, fai schifo sempre. Fai schifo sempre. Grazie, è vero, tu sei più. Grazie, no, perché Gianni ci diverte. Guarda, Nada con la sedia. Con la sedia era già pronta. Comunque l'avete riconosciuto, questo che loro hanno parodiato adesso è un brano che li ha fatti diventare i pandemoni. I pandemoni veri. Che ci racconti, Mariano? Niente, siamo venuti qui a farvi una lezione di italiano. Oh! Italiano, sì, quindi? Infatti il brano si intitola? Si intitola Se sarei. Se sarebbe. Posso presentarti o hai altro da dire? No, ho detto allora, tutto. Allora, i pandemonium in Se sarei. Se sarei. Ministro dell'istruzione, io farebbe studiare i verbi a tutti. Perché se tutti li saprebbero, noi italiani diventassimo una popolazione e la lingua la salvassimo. Se sarei ministro dell'istruzione, io farebbe studiare l'inglese a tutti. Perché se tutti lo saprebbero, noi italiani diventassimo una popolazione che in Europa ci sanno stare. Nessuno siamo perfetti, tutti abbiamo i suoi difetti. Quanti non sanno la grammatica, la imparassero. Chi non sono istruiti in politica non c'entrassero. Qualcuno glielo dicessero nelle alte sfere. La gente lo devono sapere. Se sarei, brava da 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 da. Se sarei. Nessuno siamo perfetti, tutti abbiamo i suoi difetti. Quanti non sanno la grammatica, la imparassero. Chi non sono istruiti in politica non c'entrassero. Qualcuno glielo dicessero nelle alte sfere. La gente lo devono sapere. Se sarei